Per l'ultimo servizio ci spostiamo a Cotronei. Signora Giovannina. Buongiorno, benvenuto, ma c'è ancora un problema. Io non lo so come deve risolvere con qualsiasi sindaco che venga, tutti uguali, signora mia. Signora Giovannina, è possibile che chiamate sempre Tele Diogene? Sì, Tele Diogene, perché stai passando bene Gesù Cristo. L'erba l'ho fatta tardo, ho acciovuto, l'erba è essiccata, puzza di paglia, tengo un'energia al cuore che mi sta tirando, luce e il cuore che non ti dico. Quindi, alla mia bocca. Qual è il problema adesso? Il problema è di tutto, da paglia, da barracca, campo cara la mira, è rotta. Ma da intra e foro, sole. La lamiera quale? Ave, lo spettacolo da barracca. Che finché che era buona, beh, buona e noi c'è tu cuore. Ma su due parti che imbocano, chi se subra, chi dà da tutto e chi dà da intra. Io sogno una porcheria. Nudra Cristina, nudra femminanzina come mia e dintra Cristina. C'è la nuova amministrazione. Lei gliel'ha fatto sapere? Sì, ho chiamato due volte al sindaco, mi ha risposto civile, mi ha detto che gli ha dato l'impegno a c***a, però c***a mi diceva che mi veniva a parlare. Sì, signora Giovannina, il sindaco quale? Il sindaco Belcazzo. Il sindaco attuale, quindi? Sì, sì, questo è adesso. E le ha risposto? Mi ha risposto che ha dato l'impegno a c***a, che veniva e mi trovava o parlava, però né l'ho vista, né c'è sognuta e né mi ha chiamato. Non lo so chi l'ha fatto, che aveva dato l'istituzione di un pozzo e dello Spirito Santo, però io più niente ancora, poi domani è settembre. Non l'ho chiamata, me non mi ha chiamato né l'ho chiesto, perché io dovevo venire alla faccia mia. Io ho chiesto al sindaco, perché un pozzo... Voi direttamente al sindaco gliel'avete detto? Sì, preso. Sì, al sindaco proprio. Questo quando è stato? È stato un mese di luglio, insomma a me, luglio-agosto. Tutte due volte, però né c'è venuto, mi aveva risposto al telefono, civile, con una bella educazione, chi sia Dio, chi sia Dio, però ora più niente. Io non ho parole, io voglio fatti. Signora Giovannina, inizia a spiegare i problemi allora. Prima che c'è sogno in l'erba in rapaggia, e non hai sogno a condizione di stare in rapaggia. Ma paglia vuole dire che l'hanno tagliata e non l'hanno raccolta? L'hanno raccolta, ma l'hanno raccolta così. E io vedo da ciò punto è fatto, hanno poche niente, niente su capo. Questa era più babuta, era più fresca, però se non avendo per la paglia, mi guardala. E c'è questa baracca che mi ha posto tenere giù da quando su quattro. Ma la baracca di chi è? Chissà, e dicono che te, ma come c***o niente. L'avessi cacciata. Ma dato che sono ladri, che per parlare così io alla banchina non fare nome, ho fatto numero di stimato, ho fatto niente, parliamo così. E nessuno guarda che mamma si dice che a non si stigne. È venuto che c'è un giacino dentro che mi piava la cazzotta. Vieni, cretino, vieni. E quindi questa baracca di chi è? Ed è... E il terreno di chi è? Ecco, è comunale. Un muro, come che fatica che faccio? Che sta la fatica che faccio? Vabbè. Invece per quanto riguarda il solito tubino? Tiglio è sempre lo stesso, hai voluto cacciare la cisterna. Hai voluto cacciare la cisterna che ci si ricordava. La cisterna dell'acqua che c'era. Sì, l'ho cacciata. Perché mi si ricordavano munizia dalla cisterna e non seminavano ancora scopa. L'erba che crescia e stupendo erano il problema. A ieri sono applicata e lei c'era tagliando poca erba, ancora in mano. Per quanto ancora io, non è che c'è? Quindi avete pure allergia? Allergia a lui, c'era un uso, a tutti i parti, se sta venendo un giovane Gesù Cristo. Per piacere, per cortesia, vedete che non capite fare perché io non ci posso stare in questa condizione. Tengo pure una casa, tengo pure una carne umana. Sogno. Ma perché c***o mi viene a piovere la cazzotta con il torto che tengo? Con la ragione che tengo? Che Che era sul braccio. Veniva a piccarvi per che cosa? Che c***o io parlava?
così. Ora faccio un uomo, ora faccio niente, gli stegno una manna di così spada, no? Ma se potesse non pulizzare la forza, che come scopava da porta, scopava pure un giate. Che gli stimava, per dai io c***o, perché non è che ti stimata a te. Allora sei tu con un po' che caccia barracca. Allora sei tu. Tu sei che ti venga a me a cazzotto, marito. Questa barracca è mia dentro un paese. Quello vistello che c'è, una caserma, una porta, una casa, un palazzo. Io non lo vedo possibile, guarda. Devi stare con pennole di vertigine io, Juarno. Che l'ha accato con sorte. Staio. Signora Giovannina, cosa vuole dire il sindaco? Io al sindaco le voglio dire questo, però ci ho visto che mi pulizzare la casa. Sono stato capace. Cinque sindaci, ce l'ha stato io, la fatica, fora capace io e le vai a base e mano quando la. Quando l'allordi, manco con la politica. Io ringrazio a Condelli, a tutti. Però mia, per il più presto me la devi spiegare questo discorso. Capace di fare cosa? Un puzzo di pulizia. Per le pulizzare casa, l'erba era attenta con la casa. L'erba aveva piovuto come aveva piovuto e avuto soggettare a Roberto Olivetti, un micemanno di operai che aveva cercato una palizza per mi rascare. Ha detto palizza non io, però io ti mangio due operai e diceva infatti me l'ho liberato tutto bene. Se no era peggio che peggio, più peggio da casa. Questo quando c'era l'altra amministrazione però? Sì, sì, sì. E mi ha mandato l'operaio, ha detto con piacere, ma come? E le ha dato un voto. Con quello che le ha dato 1000 lire. Però non ci posso stare ciò, non posso soggettare ciò io, torno a stupirlo. Signora Giovannina, allora noi facciamo una cosa. Noi mandiamo in onda questo servizio. E l'avete fare per il più presto, di loro fa per il più presto. Se loro fanno qualcosa, se no richiamate di nuovo. Sì, io ci chiamando a Luisella per mi si è buttato sulla Saforitana. E dice che non c'è. Se ne abbiamo da dire, si sogna a condizione di stare così. Vuol dire che, non sa da dire. Un certo che era sì. Io vi chiamato positivamente, ti ringrazio. Ti ringrazio, ma ci vuole di tutte maniere, a Rosinda e a tutti, però io voglio fare il problema. Che ci sono io solo davanti. Un specchio da casa mia è chiesto. Cosa c'è che stai passando? Come sto cucinando? È amore della caligine che c'è. Va bene, signora Giovannina, fateci sapere. Io vi ringrazio assai assai, benvenuti. Mo ce l'ho, mi ringrazio a Rosinda, come ringrazio a tutti, però me la devi spiegare per più presto. Io ce l'ho detto in faccia, ci darò comune, zoppa, ci darò comune, c'era Maria Teresa Marrelli e Nita Giovanetta, che ci facciano sapere, però non è venuto. Se non dice per telefono, però non ho visto niente. Non ho visto. Poi domani è settembre. Quindi... Vabbè, signor Giovanni, speriamo che fanno qualcosa, eh? Speriamo! Così ha fatto un endelato che mi faccia la ridere. E ti dicono che sto fanno, però io luce un puzzo, non ne stai vedendo. E quindi per me non ho fatto niente. Perché ho più luce un puzzo e non c'è niente per me. Va bene, poi ci fa sapere. Arrivederci, signor Giovanni. Arrivederci, grazie, signor Condelli, a Dio, a tutti. Però io voglio risolto un problema. Facete meglio per l'anima che ho bisogno di dopo. Signora Giovannina? Oi amore mio, buongiorno, buonasera. Uscite fuori. Siamo sulla montagna. Finalmente ha chiamato Telediogeno per una buona notizia. Sì, è bravo. Mi ringrazio assai assai. Allora vice mistico, a te, a tutti. Io vi ringrazio. Domenica abbiamo fatto il servizio, tre giorni fa. Ecco. Oggi ci avete chiamato e c'è una buona notizia. Qual è la buona notizia? La buona notizia è che qua c'è sta barracca. Sento voce sotto la strada. Oggi è la mia madre, no.
domani ci mi pulizzano con una, mi fanno una spiatura a lucco, poi ci calla a venire, poi piano piano ci fanno qualche cosa. Quindi adesso lucco. È contenta? Sì, perché giustamente te, contenti tutti, no? È contenta chi ne faccia, chi ne ci cammina, chi ne fa, tutti. Signora Giovannina, so che avete fatto pure una denuncia alla caserma dei Carabinieri. Sì, ma io ho chiamato in caserma. Adesso è il caso di togliere. Sì, ho chiamato in caserma. Io mi ritiro la denuncia per rispetto di Misticò Luigi, piccolo, che per me è piccolo, non renne. Si è impegnato tanto, sì, assessore Misticò. Sì. Anzi, in pochi giorni ha risolto il problema. Che non l'ha risolto né a prima, né a seconda, né a terza, né a quarta, né a quinta. Amministrazione. Ebbene, Luigi Misticò, un giovane assessore, ha risolto il problema in tre giorni. Quante persone ci sono state? Figuratevi, io faticavo al comune e quindi come ho risolto questo problema? Prima c'erano le legne e quindi non dai ho proprio parlato, ma non c'era niente, giustamente era vuota, giusto che avevamo cacciato. Grazie a voi, prima ogni cosa. No, e noi non ci dovete ringraziare, ma noi facciamo informazione. Ringrazio lo stesso all'assessore Misticò, ma ciò che è stato civile e cortese. Ha fatto i fatti. Ha fatto i fatti, è tutto. Va benissimo, signor Giovanni, speriamo che non chiama più delle dioci, oppure se ci chiama per altri motivi. Ma per un puzzo, no? Perché giustamente un puzzo era un piatto mio. Va bene, signor Giovanni, vuole salutare i parenti che sono al nord? Tutti, cioè i miei parenti, i miei cugini, tutti. E all'amministrazione comunale non la saluta? Eppure, no, al sindaco, a tutti. Come ci sono stata 30 anni in comune, e figurati. Comunque, oggi è contenta. Oggi è risolto il problema, ma c'è per l'assessore Misticò. Che è stato civile, gentile, non ti dico. Va benissimo, arrivederci. Signora. Arrivederci, io vi ringrazio assai e tante belle cose. Ciao a tutti. E siamo giunti alle previsioni del tempo su Crotone e provincia. Per domani si prevede sereno, visibilità ottima e vento di 17 nodi. Temperatura massima prevista nella città, capoluogo 31 gradi, la minima 20, dunque ancora temperature decisamente estive al di sopra della media stagionale. Ed ora il bollettino nautico del Mar Ionio. Tempo, vento da nord-ovest, forza 6 con locali rinforzi e isolati temporali, visibilità discreta, mare molto mosso, tendenza, vento da nord-ovest, forza 5 e parzialmente nuvoloso. Bene, il nostro telegiornale è terminato, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi rinnovo l'appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.